La chiamo per l'esito del tampone. Non so se vi siete referto, è risultata positiva. Ok, come sta? Sintomi? Nessun sintomo. Come mai ha fatto il tampone? Ok, allora signora, lei dovrà farsi prenotare tra 10 giorni un tampone sia molecolare che rapido in farmacia tramite il suo medico. L'importante è che sia tra 10 giorni ma non abbia sintomi da almeno 3 giorni prima di fare il tampone. Prosegue senza sosta il lavoro alla centrale di tracciamento della ASL Toscana Sud-Est. Ci troviamo al centro affari, alle nostre spalle, le persone al lavoro appunto per cercare di tracciare i tantissimi positivi. Allora, noi mediamente abbiamo nella Sud-Est dai 3.000 ai 3.300, ormai ci siamo dopo l'apertura dei rapidi, ormai i numeri sono questi. E quindi abbiamo dai 500 agli 800 casi, dai 500 ai 700, insomma più o meno questi numeri qui, di non vaccinati. Copriamo circa il 30% dei casi giornalieri, questi sono i numeri. E si parte da non vaccinati per motivi epidemiologici e anche clinici. Possono sviluppare più facilmente sintomi e quindi essere infettanti per gli altri e possono ammalarsi in maniera grave. Senta, ma c'è chi sfugge al vostro sistema, che sia un SMS o che sia una telefonata dai ragazzi che vediamo alle sue spalle? Se sì, come e perché? Perché non glielo so dire. Sì, sicuramente. Abbiamo aumentato tantissimo il numero degli irreperibili, che prima erano un caso raro, e ovviamente andare a fare ulteriori ricerche in questo momento, in affanno come siamo, si fa un po' fatica, però insomma. C'è un po' quest'idea che si va in farmacia, si fa e li finisce, no? Cioè devono essere registrati quei casi, cioè qualcuno ci ha chiamato, ma io ho fatto il tampone il 31, però poi li hanno registrato il 4, io voglio che mi venga riconosciuto dal 31. Noi si riconosce dalla data in cui entra nel sistema, quella è la data certa.